Senti, l'ultima parte, niente, volevo chiedere intanto cosa avete fatto oggi a livello insomma, di lavoro, di allenamento. Ah, oggi allora, ieri abbiamo fatto un riposo attivo di 30 km, invece oggi abbiamo fatto un pochettino di più, 2 ore, 60 km, molto, molto tranquilli. Questi in 6, 2 hanno preferito fare un po' di rulli perché la mattina pioveva e Guarnieri è un po' raffreddato, anche Fernando, hanno preferito non rischiare di prendere acqua. Poi noi pioggia non l'abbiamo presa e 2 ore sono più che sufficienti. Dopo una gara come quella di Michele, l'importante è recuperare. Domani 200 km, anche se dovessimo essere un po' più ingolfati i primi 60-70 km, non è grave. Quindi meglio aver recuperato un po' di più anche oggi che rischiare di portarsi via di fatica ancora un po' dal piano. Certo. Senti, la Gand viene sempre vista come una corsa un po' anomala, no? Viene considerata da qualcuno una corsa per velocisti, da altri una corsa per velocisti resistenti, però è stata vinta anche da corridori particolari, tipo Ferrer. Cioè, per quella che è la tua esperienza, come la interpreti la Gand? La Gand è una delle gare più nervose in assoluto. La differenza la fa il vento e il meteo. E domani dicono che non ci sia bel tempo, quindi questo cambia tutto. A me mi hanno preso un trotto d'arrivo, eravamo in fuga in 5, però non c'era vento e c'era il sole. Infatti sono arrivati 80 corridori in volata. È una corsa che se domani dovesse essere vento forte, pioggia, arrivano 4-5 corridori, Certo. perché il vento è peggio delle salite, quindi veramente il percorso non è impegnativo in sé, ma decide tutto quanto il vento, è una zona molto esposta, e soprattutto quando si sale verso Senda, quindi è una gara particolare. Se non c'è vento ci sta che si arrivi come l'anno scorso in 80-90 corridori in volata, se invece c'è vento e pioggia, esplosione. Certo. Esplosione. Senti, quello che mi ha sempre impressionato della Gand è la partenza, no? È una corsa considerata minore, che non ha una tradizione enorme, però la partenza è sempre una. C'è una folla che, insomma, da Giro d'Italia, da grandissima classica. Sì, è una bella abitudine che c'è qua in Belgio, è impressionante quanta gente c'è a queste corse. Già a partire da Arlberg, passando per il Depan, c'è sempre una marea di gente ed è proprio una bella cosa. Per noi che facciamo questo sport è davvero una bella cosa. Senti, in queste corse, ma anche, devo dire, a Gand, loro hanno sempre una tecnica molto particolare di presentazione dei corridori che non si usano. C'è la musica sul palco, spesso c'è una sfilata prolungata, gli atleti vengono presentati anche in maniera scherzosa, eccetera. Non può essere anche questo che rispetto alle nostre corse coinvolga un po' di più la gente? Non lo so se O è proprio una quale cosa sia belga e una basta che da diciamo, noi non potrebbe non funzionare, insomma? ma secondo me è una cosa che diciamo una cosa causa l'altra, nel senso che qua in Belgio la gente conosce talmente bene i corridoi, è talmente appassionata. Io vedo più di prima di essere conosciuto qua in Belgio che in Italia. Alla fine il cronista può scherzare, può parlare di dettagli anche di un corridore che la gente già conosce. In Italia puoi fare queste cose, vale, puoi fare con Bettini, con Pozzato, con Di Luca, con Cacchi, non con molti altri. Questa è un po' la cosa. Poi comunque io a me è capitato di correre negli Stati Uniti e per dire anche lì c'è Esatto. veramente una spettacolarizzazione delle partenze che sono una bella cosa. Secondo me alla fine un ciclismo moderno dovrebbe comunque tener conto di queste parti, diciamo, un pochettino più mediatiche E che lo fanno provarci in comunque qualche modo, bene, sì. almeno Certo. al pubblico. Sì, sicuramente.